concludere questo mio primo intervento riportando una frase di Franco Bonfese. Franco Bonfese, ripeto, è stato uno degli studiosi più seri che hanno affrontato il fenomeno del brigantaggio post-unitario, e proprio per questo è stato completamente sconosciuto, è stato dimenticato dalla storiografia dominante. Ancora oggi di Franco Bonfese si parla pochissimo. Noi stiamo con un gruppo di amici, stiamo tentando con grandissime difficoltà di fare, non so, di organizzare, non so se entro la fine di quest'anno o per il prossimo, un grande convegno proprio a Napoli, proprio a rievocare questa figura di Franco Bonfese, un storico gramsciano, tra altre cose, molto lontano, tra l'altro, dalle mie convinzioni politiche di oggi, però relativamente al brigantaggio è stato uno dei più grandi studiosi. Ebbene, Franco Bonfese, chiosando il discorso sul brigantaggio, dice presso a poco così: a quel tempo, nel meridione d'Italia, i contadini, ma non solo i contadini, si trovarono di fronte ad un tragico fine, quello di vivere in ginocchio o di morire in piedi. Ebbene, molti di questi contadini, ma ripeto, non solo contadini, scelsero scientemente di morire in piedi, di morire da briganti, di morire con le armi in mano, combattendo contro un nemico che a parole si definiva fratello, ma che in effetti ebbe e impersonificò il ruolo del più crudele e feroce colonizzatore. Sì, tu vuoi dire? Una domanda. Sì. Noi sappiamo che questo fenomeno dei briganti è qualcosa che abbraccia un po' tutto il meridione, partendo dalla Sicilia e andando fino diciamo, verso la Suceria, diciamo, quella zona lì, poi dopo a nord, chiaramente un fenomeno che non li ha riguardati. E sappiamo che tanti briganti, insomma, anche in Sicilia, in effetti erano semplicemente dei personaggi che volevano difendere le loro terre. Tu cosa vedi più o meno che accomuna insieme queste diciamo, queste lotte tra il sud, diciamo, il nord di Napoli e il sud di Napoli? Ma il brigantaggio è un fenomeno che ha investito tutte le province dell'Italia meridionale, forse in Sicilia un po' di meno, onestamente, perché il fenomeno del brigantaggio in Sicilia ha dei risvolti un po' più particolari, perché la Sicilia è sempre un po' una terra un po' di particolarismi, di separatismi soprattutto, no? Abbiamo visto anche delle vicende dell'ultima guerra mondiale. Però dalla Calabria agli Abruzzi, quindi alla linea del Tronto, praticamente, anche nell'alta terra di Lavoro, nel Casertano, nel Napoletano, Basilicata, con Crocco, tutte le Puglie, la Calabria, l'Irpinia, quindi ecco, sono tutte zone in cui i briganti la fecero lungamente da padroni. Il discorso delle terre, a mio avviso, è fondamentale, cioè, perché quando Garibaldi iniziò la sua invasione del regno borbonico, riuscì a mettere insieme una grande massa di contadini e di braccianti agricoli del meridione, promettendo fondamentalmente una cosa sola, che era la distribuzione delle terre. Poi effettivamente questa cosa non si è verificata, perché effettivamente le terre sono state distribuite, ma sono state acquistate dai ricchi latifondisti, e quindi sono diventati molto più ricchi di prima e molto più prepotenti. Che cosa succede? A questo punto c'è una grande rivolta, il caso di Crocco a riguardo è emblematico, Crocco nasce come militare dell'esercito borbonico, poi diserta, si aggrega ai garibaldini. Quando ritorna al paese e vede che le promesse che gli erano state fatte non saranno mai mantenute, allora lui passa di nuovo il fronte e diventa brigante. Crocco è considerato, anche se è una figura un po' controversa proprio per questi passaggi da un fronte all'altro, però è considerato uno dei più importanti briganti del periodo post-unitario. Quindi la terra è assolutamente una delle motivazioni più pregnanti che inducono il contadino dell'Italia del sud, del meridione, che è diventato il nuovo potere costituito, ovvero sia lo Stato italo-sabaudo. Sì,
noi vediamo che tutto ciò che è successo dall'860 in poi, no? Come tutto dice nel libro, comunque Meridione ancora oggi paga le spese di quello che è stato. E mentre il nord, sappiamo, si è completamente arricchito, il sud non è riuscito poi a riprendere più quota. E quello che sta succedendo attualmente con la Comunità Europea, che si vuole accentrare tutto il potere, vediamo un attimino anche come, ecco, verso quello che è l'attualità. E sappiamo che molto tutti i poteri vogliono essere, saranno, diciamo, portati tutti a Bruxelles. E anche la nostra classe politica, con tutto quello che succede, la stanno un po' demonizzando. Succederà che poi tutta l'Italia diventerà il sud di qualcos'altro, cioè che poi verrà depredato anche il nord dell'Italia, come è stato il sud e tutto il nord Europa, per arricchire. Ma mi viene in mente una frase che era ironica, ma non troppo, di un mio vecchio e caro amico, in cui diceva che c'è sempre qualcuno più a sud dell'altro. Quindi io non credo però che il nord diventerà mai sud di qualcosa, perché ci sono delle condizioni economiche, ci sono delle condizioni politiche completamente diverse, però ci sono dei parallelismi impressionanti. Io facevo proprio un convegno l'altro giorno in cui in un comune della provincia di Frosinone rievocavamo la figura bellissima, sotto certi aspetti, eroica, della regina Maria Sofia di Baviera, no? che dette grande prova di sé, grande prova di eroismo, soprattutto nell'assedio di Caen, assedio criminale, dove Cialdini continuava a bombardare quei poveri sciagurati, quei poveri sventurati, quando già erano in corso le trattative della resa. Quindi Cialdini è passato alla storia come un eroe, oggi dovrebbe essere processato e messo davanti al potere di esecuzione come criminale di guerra, no? Per dire, ecco, la storia viene interpretata un po' sempre variamente a seconda delle diverse angolazioni. Ma dicevo, coglievo una analogia impressionante tra quello che successe nel 1860, quando Garibaldi arriva in Sicilia, gode dell'appoggio assolutamente fondamentale, perché senza di quello non avrebbe potuto fare un metro dopo dalla spiaggia, dei picciotti siciliani, delle cosche siciliane. La stessa cosa succede nel 1943, quando gli alleati invadono la Sicilia dopo aver fatto essersi abbatti con la mafia. Quindi voglio dire, la storia, poi c'è la famosa teoria pichiana, no? Dei corsi e dei ricorsi storici, siamo sempre là. Anche oggi c'è una grande congiura internazionale che sta affossando le varie nazioni, le nazioni del Mediterraneo, pensiamo alla Grecia, pensiamo al Portogallo, pensiamo alla Spagna, perché no, pensiamo anche all'Italia. Onestamente io non credo che questo governo, e qui ci allarghiamo un po' nella contemporaneità, nell'attualità, onestamente io non credo che questo governo fatto di tecnici, di burocrati, di banchieri, non dimentichiamo il ruolo che Monti ha avuto fino a qualche mese fa, sia in grado di portare l'Italia al di fuori delle nebbie della recessione, perché non è, a mio modesto avviso, la ricetta quella di alzare le tasse, di metterne di nuove, tipo la famigerata IMU, nel tentativo di sanare il deficit. Qualcuno lo dice, purtroppo, purtroppo con voce ancora troppo sommessa: noi dobbiamo uscire dall'Europa, perché l'Europa, così come è fatta, non ci interessa. A noi non ci interessa l'Europa dei banchieri, l'Europa dello sprint, dell'essere calcolati non in base alla dignità di uomo, ma in base al conto in banca che uno ha. Allora ecco, se noi non facciamo un'azione di forza, Berlusconi, che ogni tanto ha qualche intuizione anche geniale, purtroppo anche lui ne ha fatti tanti disastri, però voglio dire, l'altro giorno diceva: ma perché l'Inghilterra non è ancora nella moneta unica europea e noi dobbiamo rimanerci? Ecco, però forse il problema se lo doveva porre qualche tempo prima. Però voglio dire, il problema è questo: noi andiamo verso il dissolvimento, perché oggi l'Europa non è più in grado di tracciare una linea economica, ma anche sociale, politica, comune. Per cui, a mio avviso, io sarei tra quelli che propugnano un disgregamento della nazione europea per dare più dignità, più forza, più potere agli stati, alle sovranità nazionali. So che questo è un discorso
utopistico, però io non vedo sì, sinceramente altre alternative. Cioè, le voci girano che se dovesse succedere la, diciamo, la nostra nuova moneta, la vecchia lira, subirà di nuovo un altro declassamento, per cui la sua dotazione è ancora... Ho capito, ma allora qual è la ricetta di continuare a pagare tasse per raggiungere questo utopistico pareggio di bilancio che non, mi pare che non si realizzi più dai tempi di Quintino Sella, no? Quindi è passato qualche tempo. Tra altre cose, lo stesso Quintino Sella, questa nemesi della storia, dopo aver raggiunto il pareggio di bilancio, fu costretto a dimettersi proprio perché era talmente difficile la situazione. Io non vorrei, Giovanni, te lo dico con molta amarezza, che qui fossimo costretti ancora una volta, un'altra volta dopo 150 anni, a prendere lo schioppo, a salire in montagna e a diventare di nuovo briganti. Perché ti posso assicurare che i briganti, che io studio da 30 anni, i briganti del periodo post-unitario, ma anche quelli di epoche precedenti, avevano molta più dignità di tante persone che oggi, quando per la maggiore, vediamo nei salotti televisivi. Voglio leggere due frasi che tu hai messo all'inizio del libro, come dedica al libro stesso. Il contadino del sud non possiede che un metro di terra a Camposanto. Questo lo diceva Francesco Saverio Sipari. E un'altra frase anche molto all'effetto. Invece di vivere in ginocchio, scelsero di morire in piedi e furono briganti. Questo Franco Morfese. Cioè, diciamo, in ogni epoca comunque siamo qui a difenderci il nostro territorio, che poi è la nostra casa, e i nostri affetti, il nostro circondato. E comunque c'è il rischio di doverci di nuovo, appunto, dicevi tu, scendere in campo, continuare a difenderci. Ma io penso che già siamo in guerra. Già siamo in guerra perché tu dici... L'Italia si corre il rischio di tornare un'altra volta il nord contro il sud. A parte il fatto che noi non siamo nord e sud, a mio avviso non sono mai stati uniti. Oggi, sì, passa anche la Lega, del 2011, che ha preso... Sì, però io non sarei tanto tra quelli che si divertono a demonizzare sì che si impigliano la Lega, perché io faccio questo ragionamento. Nel 2011 è stato festeggiato il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Una cosa assolutamente falsa, perché l'Italia non è stata mai unita. E volete sapere perché? Un parametro solo, economico. È mai possibile che al nord lavorino 3 donne su 4 e al sud lavora una sola donna su 4? È unito un paese del genere? È unito un paese dove continuano ancora i viaggi alla speranza? Cioè, se uno ha la sfortuna di ammalarsi al sud, per avere un minimo di speranza in più devo andarsi a curare a Milano. Ma mi pare una cosa giusta questa qua. Ma possiamo parlare di... La questione meridionale è nata proprio nel 1860 con la colonizzazione del sud e continua ad essere drammaticamente attuale. Quindi io, quando mi parlano di Italia Unita, guardate, io l'anno scorso sono stato invitato ad una tavola rotonda a Teano. Teano è stato uno dei luoghi simbolo dell'Unità d'Italia, è stato uno dei 150 luoghi in cui il governo ha dato il patrocinio per fare queste manifestazioni. C'era una tavola rotonda con un certo senatore Compagna, che tra altre cose credo che sia proprio della zona che dovresti essere del Casertano, così. Ebbene, io proprio dicendo queste cose, lui si è alzato dal suo scranno e mi è venuto ad abbracciare, ha detto: io e lei siamo della stessa lunghezza d'onda. Cioè, nel senso, quando io gli portavo questi dati economici, che sono dati poi dello Svimez, no? Per lo sviluppo del mezzogiorno, e quando dicono che c'è una situazione di netta disparità fra il nord e il sud, significa che questo paese, questo nostro benedetto o maledetto paese, non so a questo punto come definirlo, non è stato mai unito. Quindi di che parliamo? Cosa festeggiamo?